Video tanto atteso, ho scritto un post sul gruppo e anche in altri social che comunicavo la mia intenzione a vendere la Makeup Station completa di prodotti e accessori. Tutte le ragazze, come mai, la motivazione, bla bla bla. E si sono incuriosite tanto, come vendi la Makeup Station? È un simbolo mio. Sì, in effetti ho intenzione di venderla completamente. Dopo vi mostro in generale la Makeup Station. Volevo girare questo video con il di dietro la Makeup Station, tanto che poi rimanevo un po' troppo scurina io, allora ho preferito, così mi vedete bene quando parlo. E la Makeup Station contiene 28 cassetti pieni di prodotti, tutti prodotti di alta qualità, come ben sapete, tutti tenuti benissimo. E tante si chiederanno: ma questi prodotti non sono scaduti? Allora, facciamo che io controllo regolarmente quello che ho dentro alle mie cassetti, ai miei beauty case, eccetera. Quindi so, tengo presente alcuni prodotti che eventualmente potrebbero scadere, o so quelli che sono più delicati. Quelli più delicati ovviamente sono mascara e personali, tra virgolette, mascara, eyeliner. Questi sono già due prodotti delicati e i prodotti in crema compatta o in crema liquida, tipo fondotinta, oppure tipo anche dei bronzer liquidi per dare dei punti di luminosità, eccetera. Ce ne sono tanti di, quindi vanno un po' controllati questi prodotti. E poi ci sono anche i lip gloss e i rossetti. Possono andare avanti benissimo, dipende come si tengono, perché se noi abbiamo una zona dove teniamo i nostri prodotti tipo al bagno ti fai la doccia, accendi il phon, quindi calore, umidità, e non va assolutamente bene, quindi i prodotti si potrebbero rovinare anticipatamente anche rispetto alla scadenza, mentre invece se sono chiusi in un ambiente asciutto, protetto, tenuti tutti insomma bene nel suo posto, quindi si ritarda ovviamente come posso dire, l'usura, il consumo, la vecchiaia di questi prodotti, la scadenza, e questo va comunque un po' a esperienza, perché ho controllato, so quali sono i prodotti. Poi uno dice: ma come, c'hai una palette di 10 anni fa? E le palette di 10 anni fa sono perfettamente agibili, come si può dire, no, sono perfette da utilizzare, perché vi devo dire anche ultimamente ho venduto diverse palette a diverse ragazze. Una ragazza mi ha chiesto delle palette di Urban Decay che avevo girato un video, un'altra mi ha chiesto un po' di palette di Too Faced perché è una collezionista. Qui si tratta anche non di essere truccatrice o amanti del make-up, qui si tratta anche di collezioniste, perché tutti i prodotti che ho venduto in passato, le ho vendute a tutte ragazze, la maggior parte che erano collezioniste. Infatti c'è una ragazza proprio che mi ha detto: io sono collezionista, sono fissata con Too Faced, e cercava tutte certe palette proprio difficilmente proprio rintracciabili da qualsiasi parte che io avevo, per dire. Poi ovviamente come un uomo si compra, non so, una cosa, uno sfizio, che si vanno a prendere una macchina, sapete, magari particolari, coupé, quello e quell'altro, allora si può togliere uno sfizio e si compra un'intera Makeup Station. Perché no? Chi ha le possibilità o chi ha questo desiderio. Ovviamente questa è comoda, perché qui c'è già tutto, non ti serve niente, perché è completa, ci sono tutti i pennelli, qualsiasi tipo che tu puoi utilizzare, e più che altro sono tutte cose di alta qualità. Non è che dici sono il pennello di essenza, sì, c'è anche il pennellino di essenze, però qui si parla di Make Up Forever, ma anche tutti pennelli professionali, quindi sono pennelli che ti durano una vita. Si parla di altre cose,
Si parla anche di collezioni limited edition di Mac passate che hanno anche un valore, e la collezione di Cinderella, di Brooke Shield, cioè adesso non me ne ricordo neanche per quante ne ho, c'è un cassetto pieno stracolmo, quindi si può vendere la make-up station completa oppure posso vendere anche dei cassetti, dei blocchi, cioè voglio tutte le collezioni di Mac, si fa un po' un inventario e si vede. E voi vi chiederete anche, ma scusami, questi prodotti però se sono utilizzati non sono igienici. Allora, prima di tutto, certi prodotti tipo il mascara, i liner, quelli lì non sono vendibili, me li tengo io naturalmente, o altre cose che ho utilizzate. Poi altri prodotti li ho utilizzati per truccare le persone, quindi sono già comunque predisposti per fare attenzione a non sporcarli, quindi si usano degli applicatori usa e getta, dei pennelli sempre disinfettati ogni volta che si mette dentro lì per truccare le persone, però vi dico che ultimamente si usano i pigmenti di solito per truccare in modo che si prende un po' di polverina, si mette in una tavolozza e si usano quelli lì. Poi quando finito di truccare, quello che avanza si butta. Ecco, quindi proprio più igienico di così non esiste niente perfettamente. I rossetti si disinfettano come fanno da Mac, tutti con l'alcol sopra, quindi proprio poi logicamente. E le cose che non sono, cioè non le vendo, quelle lì che ho utilizzato per me, che sono quelle più utilizzate. Ad esempio qua c'è un lip gloss così, cioè non lo metto neanche, però vi dico che parecchie cose che io ho qua, più della metà sono nuove, intatte, scatole tutte perfettamente di blush, palette, di rossetti, cioè per cui avete capito di che cosa stiamo parlando, non è che sono cose, qualcosa è consumato di palette, ma cioè sono perfette, quindi chi deciderà eventualmente di acquistare sarà tutto pulito, sanificato, disinfettato nel oggetto per oggetto, pennelli tutti proprio perfetti e tutti poi imballati per dire. È una cosa un po' particolare perché logico uno si chiede ma perché la vendi questa make-up station? Come ti è venuto in mente? Beh, diciamo che è un po' influito anche la pandemia in questo periodo così particolare, no? E tante persone hanno dovuto prendere o attingere da risparmi o da fondi di emergenza, no? Io ho un fondo di emergenza che ovviamente in un anno ho dovuto attingere per diversi motivi, no? E dovete pensare che io ho anche 4 cani e 3 gatti, quindi ci sono anche loro che durante questo periodo hanno avuto bisogno chi di cure, chi di quello, di quell'altro, delle cose di spese extra, no? E ovviamente se c'è la pandemia che dobbiamo stare tutti a casa chiusi, non è che c'è solo lo smart working, come ben sapete, e anche se danno degli aiuti non sono sufficienti per niente, no? E quindi niente, è stato preso da questo proprio fondo che avevo messo da parte già da un bel po' per le emergenze di questo genere, e meno male che c'era, quindi una parte, se venderò la make-up station, andrà a riempire di nuovo questo fondo, anche perché facciamo le corna, se mi dovesse succedere qualcosa, dico cose proprio brutte brutte, però io ho anche gli animali e qualcuno magari si deve prendere cura mentre magari mi riassesso di loro, e quindi c'è quel fondo di emergenza che si prende senza toccare altre cose, avete capito? E quindi è una cosa importante. E poi non è detto che io rimango qui dove sono, e quindi ho intenzione prossimamente, non in un futuro imminente, ma ho dei progetti e quindi non posso portare come la make-up station. Non è neanche detto che la venderò, perché la cifra è abbastanza, insomma, importante, però ne vale tutta. Quindi sicuramente ci sarà la possibilità di vendere, come dicevo, dei blocchi.
e si vedrà comunque. Tanto non ho fretta, magari non riuscirò mai a venderla la Makeup Station, però io ci provo. E non sarà l'unica cosa che metterò in vendita. Oppla, chi c'è qua? Perché veramente ho tantissime cose, ma tante, tante, tante. E se un giorno veramente, come ho in mente, dovrò lasciare, devo vendere altra roba. Quindi ho collezioni di cose particolari che poi magari mostrerò più avanti. Il gatto non è compreso nella Makeup Station, ricordiamoci. Nessun gatto. E quindi, insomma, però ecco, c'è anche una cosa bella, che eventualmente chi deciderà di acquistarla, a parte che devo far selezione, perché voglio una persona eventualmente che, se decide di acquistarla, la tiene proprio a pennello come la tengo io, non che prende lì, butta via tutto. Quindi ci devo essere, faccio selezione, dice: ma chi ve la prende questa Makeup Station? Vabbè, io sentite, si vende di tutto, perché non si può vendere una Makeup Station. Vedo anche in certi gruppi che ci sono ragazze che vanno a fare shopping e comprano 2-3 mila euro di trucchi in un giorno, e allora perché 2-3 mila euro di trucchi in un giorno? Perché non ti puoi permettere allora una Makeup Station del genere? Beh, costa molto di più naturalmente, però hai tutto completo. Diciamo che compreso nel prezzo c'è anche la mia consulenza, perché come sono sistematica, se ti adesso c'è veramente tutto in modo comodo, no? A destra una cosa, a sinistra un'altra. E poi ci sono tutti i cassetti di diverse marche. C'è un cassetto tutto della NYX, c'è un cassetto con tutti gli illuminanti, un cassetto pieno immenso di blush. Ci sono centinaia di palette di tutte le marche più belle che ci possono essere in circolazione, che vende Sephora. Quindi, cioè, c'è veramente i pigmenti, che non vi dico, delle cose pazzesche, che quello magari vi dispiace anche un po', delle cose veramente di Makeup Forever, delle limited edition di MAC natalizie veramente pazzesche. Quindi ecco, sto parlando anche di cose veramente belle. Ecco, questa è la motivazione. E poi penso che si deve anche un po' lasciare andare e iniziare anche cose nuove, non perché non smetto col trucco, assolutamente. Però ecco questo. Poi voi vi chiederete: ma quanto costa questa Makeup Station? Ma secondo voi ve lo dico qua? No, non ve lo dico qua, perché abbinato a questo video c'è un articolo, che vi lascio il link qui sotto, dove vi spiego bene, dove vi dico tutte le marche che ci sono, vi faccio una lista all'incirca di quante cose ci potrebbero essere, e così leggerete anche il prezzo. Magari qualcuno rimarrà scioccato, ma questa è pazza, è fuori di testa. Ma infatti, cioè, nessuno deve acquistarla se uno non vuole, no? Uno lo mette in vendita, poi uno decide. Di certo non la svendo, se la devo svendere me la tengo io, non è che sono disperata, assolutamente. Quindi o c'è quella cifra che dico io, o altrimenti niente, cioè me li tengo tutti io i miei trucchi, che ci sono molto affezionata. Ne deve valere la pena, ecco. E comunque anche per una causa che vi ho detto, aiuta, se no logico che riuscirò di nuovo a riempire il mio fondo di emergenza, però in questo modo si fa molto prima, anche perché qua non si sa ancora quanto dura un po' l'emergenza, quindi magari nel futuro prossimo, magari ci si può, c'è il rischio che si deve ancora attingere da questo pozzo. E succede, quante persone che ho sentito che sono andate, che magari non avevano il fondo di emergenza, sono andate a prendere proprio i loro risparmi, no? Io avevo questo mio cassettino virtuale, no? E quindi è questo il discorso. Comunque sapete benissimo come tengo i trucchi, come ci tengo. Anche le ragazze che hanno acquistato in passato da me tante cose, e nessuna si è mai lamentata, perché hanno trovato tutte le cose perfette. Poi ovviamente io, prima di vendere, faccio tutte le fotografie, le metto tutte di ogni palette, mando 3-4 foto, faccio vedere anche la scatola esterna,
esterna, tutto perfetto, tutto messo a posto, pulito, disinfettato e tutto quanto. Quindi sappiate che questo è il discorso. Penso che avete un po' capito tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Magari lo so che vi può dispiacere, però non è detto che poi dopo magari non compro un'altra make-up session, un'altra cosa, una cosa un po' diversa, cioè bisogna anche un po' così avere delle idee nuove, no? Però logico che questo fatto lì dei trucchi a limited edition, collezioni, quelli magari potrebbero anche valere in un futuro dei soldini, capito? Per cui insomma non è che vendo. Non è per, come posso dire, sminuire, però non è che vendo le cosine della L'Oreal o di Max Factor, cioè qua c'è un cassetto con tante cose di Essence, devo dire tante tante, però la maggior parte pure di quelle sono nuove, erano più che altro le collezioni, no? Cose carinissime, se le ho acquistate è perché erano belle, però cioè, c'è un cassetto su 28 di Essence, il resto si parla di cose di alto livello, ma non per vantarmi, perché veramente lo sapete che io compro le cose belle, i trucchi eccetera, vado a prendere le cose, se devo comprare compro le cose belle, c'è un cassetto di illuminazione pazzeschi veramente che cioè, ti illuminano di immenso proprio delle cose che veramente delle chicche che insomma chi è appassionata lo sa e quindi staremo a vedere cosa accadrà. Adesso questo è il primo video, poi ne girerò un altro che magari vi farò vedere nel come posso dire nel dettaglio tutti un po' i cassetti quelli più belli. Adesso vi mostro la make-up station, apro qualche cassetto così in generale per farvi vedere e ci rivediamo fra poco. Eccoci qua, la make-up station in tutta la sua bellezza, guardate che meraviglia, sembra le make-up station delle americane, delle make-up artists. E 28 cassetti, 14 da una parte, 14 da un'altra, tutti completamente stracolmi di trucchi e accessori vari. E qui c'è la poltroncina tanto bella bianca con le rotelle, come vedete, e è ricoperta dalla copertina perché almeno non si rovina. Anche della vendita sono compresi anche tutti questi cassettini di plexiglass, non è plastica questa, questi sono plexiglass, bellissimo, tutti i cassetti pieni anche questi di cose e qui ci sono, vedete, tutti i prodotti, qua ci sono illuminanti, blush, ciprie, guardate qua tutti illuminanti, cioè qui è tutto un cassetto pieno di blush, eccetera, eccetera. Qui vi faccio vedere per farvi un'idea, qui ci saranno centinaia di ombretti di MAC e la maggior parte sono tutti nuovi per farvi un'idea. Qui c'è un cassetto pieno di cose di Essence, tutto nuovo di pacca. C'è anche questa alzata molto bella, piena di prodotti. Qui li cambio spesso, quelli che utilizzo più frequentemente li metto qui. Poi ci sono tante matite di MAC, eccetera, che poi verranno tutte temperate se si decide qualcuna di acquistarla. E pennelli, uno più bello dell'altro, tutti bellissimi, di super marca e proprio di ottima. Qui c'è un'altra box comodissima per i rossetti. Da Muji li ho comprati e poi qui c'è un altro carino, vedete, rotante, ecco, quindi la make-up station è veramente comoda, eh? E poi insomma una bella piano lavoro, c'è anche la sfera qui, eh. Avete visto la make-up station? C'è pure la sedia bella comoda che metto sempre, che c'è anche la Milady, le luci, insomma, se veramente ti vuoi truccare, che vuoi fare una stanza proprio. Dai, ci sono tante ragazze magari che cambiano la casa, vanno a vivere col fidanzato, si sono create una zona col make-up e non sanno da che cosa partire, poi magari vanno a spendere la stessa cifra che io propongo, no?
per cui qua già tutto a posto con delle cose pazzesche che non ha nessuno. Sì, ce l'hanno, però insomma, dopo passati un po' di anni, magari uno perde via le cose, invece qui dentro c'è tutto quanto. Ci sono anche la zona per i trucchi artistici, ci sono dei prodotti proprio esclusivi, veramente solo per i trucchi artistici. Pennelli, ci sono dei cassetti nuovissimi di roba piena zeppa, di spugnette, beauty blender, pennelli per la pulizia dei pennelli, tavolozze, cioè non lo so neanche io, più devo andare a controllare che cosa c'è dentro perché non me le ricordo neanche io. Per cui cioè, è tutto messo a posto, che uno trova tutto quanto. E in più tutti anche i contenitori per i beauty, per i trucchi che ho sopra che avete visto qui sopra il tavolino, che sono veramente belli. E quindi niente, fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere se voi, vabbè, un desiderio, vi piacerebbe avere una make-up station così bella, adesso indipendentemente dai soldi e tutto quanto, oppure non è una vostra intenzione. Sapete, ognuno ha il suo sogno nel cassetto di desiderare una cosa, dice, ah, in casa mi faccio questo. Chi si vuole fare una palestra, chi si fa la make-up station, ognuno ha i suoi gusti. Vediamo se riesco a prendere la Scilla un attimo. Eccola qui, la Scilla, tu cosa dici? Dopo la Scilla dopo dice, oh, c'è la Milady che si vuole mangiare la coda. La Scilla dopo dice, ma io che mi metto sempre seduta sulla make-up station, dopo dove mi metto? È vero, infatti, dobbiamo provvedere con un altro tavolinetto. Allora, io, la Milady e anche la Scilla che sta sulla Makeup Station, vi salutiamo e ci vediamo molto presto. Leggete l'articolo di questo video così saprete anche tutto quanto e poi commentate, fatemi sapere. Ciao, un bacio. Ciao.